Eccolo. Jacopo, scusala per tutta la tua autorevolezza. Non mi scusare, sii contento. Guarda che belle travi che hai in casa. Ciao Jacopo, a te la parola. Buonasera. Sì, questa e come altre fotografie commoventi scattate nei mesi della pandemia ci hanno illustrato le varie declinazioni dell'amore a distanza e mi hanno fatto pensare a come l'arte nei secoli abbia ritratto i modi in cui si esprimeva il desiderio quando la persona amata era lontana o assente. Quindi amore a distanza è la mia parola della settimana. Ad esempio, questo giovane flautista ritratto dal Savoldo verso il 1540 agli occhi infelici, e per capire il perché dobbiamo avvicinarci allo spartito alle sue spalle, in cui alcuni studiosi hanno riconosciuto una composizione del tempo dedicata al lamento di un innamorato deluso. L'interpretazione è interessante, è che in questo caso la musica serva a compensare la distanza e a placare la nostalgia dell'amata, proprio come le note della fisarmonica di quell'alpino 81enne di Piacenza che un paio di settimane fa ha suonato una serenata sotto la finestra dell'ospedale in cui era ricoverata la moglie. Passano i tempi, ma la musica resta sempre consolatoria per i cuori spezzati. Anche scrivere è un buon stratagemma per superare l'ostacolo della distanza, ce lo dice ad esempio Vermeer in questa sua tela del 1670 oggi a Dublino. Qui c'è in primo piano una lettera stropicciata e sappiamo che è stata appena scartata perché ne vediamo ancora il sigillo rosso, ma chi è il suo autore? L'amato della donna che dice che non tornerà? Oppure lei, l'autrice, forse delusa dalla prima versione di una sua lettera d'amore già pronta per essere spedita? Non lo sappiamo, ma il bello è che possiamo immaginarcelo senza paura di sbagliare, perché Vermeer fu un maestro nel dare un enorme potenziale narrativo alle sue opere, queste scene domestiche in cui nulla apparentemente accade e dove quindi tutto potrebbe succedere. Quel che è certo è che prima di WhatsApp era molto importante trovare le parole giuste per esprimere i propri sentimenti a distanza, perché si aveva una sola occasione per condensare l'amore in un foglio e non infragilire una relazione già messa alla prova dalla lontananza. E a proposito di fragilità, concluderei con La passeggiata, questo quadro del 1917 in cui Chagall si ritrae con Rosa Blumenfeld, con la sua prima moglie, che sembra poter volare via da un momento all'altro, quasi fosse un aquilone. E sappiamo che l'opera fu dipinta in un periodo particolarmente, come dire, di grandi incertezze, no? Gli anni della Prima Guerra Mondiale, della Rivoluzione russa, e vista dal 2020 quest'opera, come dire, diventa un po' l'emblema dell'affettività ai giorni nostri, no? Queste sono due figure che rispettano quella che oggi chiameremmo la distanza sociale, senza però rinunciare a sfiorarsi o a sorridere, felici di quel poco che viene loro concesso e che al vero amore basta, proprio come la ragazza sul tettuccio da cui siamo partiti, che si accontenterebbe di un saluto della madre, un gesto della mano leggero come quello di Chagall. Grazie, grazie Jacopo, davvero bravissimo.